Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi parleremo di equazioni e disequazioni con il valore assoluto. Iniziamo cercando di capire intanto che cos'è il valore assoluto, che cos'è questo operatore matematico. Il valore assoluto non è altro che una quantità mai negativa. Il valore assoluto di un numero positivo o nullo coincide con il numero stesso, mentre quello di un numero negativo è uguale all'opposto del numero. Il valore assoluto viene anche definito modulo, quindi, valore assoluto o modulo, di un numero, quindi, che cos'è? Non è altro che il numero privato del suo segno. Quindi, il modulo, e si indica in matematica con due barrette verticali, di più 5 corrisponde a 5, il modulo invece di meno 4 corrisponde all'opposto sostanzialmente di meno 4, ossia a 4. Stesso concetto vale nel caso in cui il valore assoluto lo vogliamo calcolare di una variabile, per esempio della variabile x, quindi dobbiamo studiare sostanzialmente il modulo di x. Il valore assoluto di una variabile è uguale alla variabile stessa se questa è positiva, mentre è uguale all'opposto della variabile se questa è negativa, quindi il modulo di x è uguale a x se x è maggiore o uguale di 0, e invece uguale a meno x per tutti quei valori per cui la x risulta essere negativa. Ragionando sempre con un asse orientato, dove riportiamo i valori della x, qui c'è 0, qui avremo i valori negativi e qui i valori positivi della x, qui ovviamente si annulla la nostra variabile, il modulo di x in questa zona risulta essere pari a meno x, il modulo di x in questa zona risulterà evidentemente essere pari alla variabile stessa, ossia a x, al suo argomento. Stesso discorso vale evidentemente quando il valore assoluto lo vogliamo ricercare di un'espressione letterale e quindi in particolare coinciderà il valore assoluto con l'espressione letterale stessa e sarà invece pari al suo opposto qualora questa espressione letterale sia negativa. Facciamo un esempio anche in questo caso, x-4 sarà pari a x-4 meno se x-4 meno è maggiore o uguale di 0, ossia se x è maggiore o uguale di 4, sarà invece pari all'opposto del suo argomento, quindi meno x più 4, per tutti i valori della x minori di 4. Ragionando sempre con un asse orientato, 4 sancisce un po' come dire, il divisore no? tra una parte in cui l'argomento è negativo e una parte in cui invece quell'argomento, l'espressione quell letterale, è positiva. In corrispondenza di 4 si annulla. Modulo di x-4 in questa zona ci restituisce meno x più 4. Il modulo di x meno 4 in questa zona ci restituisce evidentemente l'argomento stesso. Vediamo adesso qualche applicazione del valore assoluto, in particolare alle equazioni e alle disequazioni. Allora, per risolvere un'equazione. Contenente il valore assoluto, quello che dobbiamo fare, che dobbiamo tenere in conto in particolare, è che noi dobbiamo eliminarlo questo valore assoluto prima di procedere. E per eliminare il valore assoluto dobbiamo ovviamente tenere conto del segno dell'espressione letterale dell'argomento in essa contenuta. Facciamo un esempio: modulo di x più 1 uguale a 2x-3. meno 3. Questa equazione contenente il modulo, evidentemente, equivale a che cosa? Equivale a x più 1 uguale a 2x meno 3 nel caso in cui x più 1 risulti essere positivo, ossia se x è maggiore o uguale di meno 1. E questo ovviamente è un sistema contemporaneamente verificabile. Oppure, oppure sarà pari a meno x meno 1, che è uguale a 2x meno 3, nel caso in cui evidentemente x sia minore invece di meno 1. Dobbiamo quindi studiare, portare avanti entrambi questi sistemi. Il primo sistema... Ci darà come risultato quindi x meno 2x uguale meno 3 meno 1, con x maggiore o uguale di meno 1, questo è il primo, quindi la soluzione sarà meno x uguale meno 4, quindi x uguale 4. E dobbiamo verificare se ricade questo valore 4 nel dominio, diciamo in cui dobbiamo studiare questa equazione, ossia in x maggiore o uguale di meno 1, ragionando sempre con la letta orientata, qui noi abbiamo meno 1. La prima disequazione dobbiamo studiarla in questa zona. 4 ricade esattamente in questa zona e quindi è un valore assolutamente accettabile e farà parte dell'insieme delle soluzioni dell'equazione con il modulo. Andiamo a vedere anche il secondo sistema. Il secondo sistema cosa ci dice? Il secondo sistema ci dice ehm, che, quindi portando di qua, meno 3x è uguale a meno 3 più 2, quindi è uguale a meno 2 meno 3 più 1 ovviamente, x minore di meno 1 e quindi abbiamo che x è uguale a 2 terzi e x è minore di meno 1. Ragionando sempre con la retta orientata, noi che cosa abbiamo? Abbiamo il valore meno 1, abbiamo 2 terzi, noi dobbiamo studiarla ovviamente qui, questa parte del sistema, meno 1, eccolo qui, 2 terzi starà da questa parte e quindi come vedete non è accettabile perché non rientra nel dominio del secondo sistema e quindi questa non è accettabile. E quindi l'insieme delle soluzioni di questa equazione contenente il modulo ehm, raccoglie esclusivamente un'unica soluzione che è x uguale a 4. Vediamo analogamente il concetto, quindi l'applicazione di una disequazione contenente il valore assoluto si ragiona esattamente allo stesso modo, quindi dobbiamo eliminare il valore assoluto tenendo conto del suo segno. Facciamo direttamente un esempio, x meno 2 modulo minore di 3x più 6, dobbiamo studiare ovviamente il modulo, il modulo sappiamo di x meno 2 può restituirci x meno 2 o meno x più 2 a seconda del valore del segno del suo argomento, quindi questo se x è maggiore o uguale di 2 e qui se x invece è minore di 2. E questa disequazione quindi si trasformerà in due sistemi, come abbiamo visto anche per le equazioni. Un primo sistema da studiare quando x è maggiore o uguale di 2, che corrisponde a x meno 2, minore di 3x più 6. Unito a che cosa? A un altro sistema da analizzare invece quando x è minore di 2, dove dovremo andare a vedere quando è che meno x più 2, modulo cambiato di segno, è minore di 3x più 6. Possiamo portare avanti a questo punto entrambi i sistemi, ottenendo per il primo x maggiore o uguale di 2, si può facilmente vedere che la soluzione è x maggiore di meno 4. Per quanto riguarda il secondo sistema, x minore di 2, e anche qua possiamo facilmente vedere che la soluzione è x maggiore di meno 1. Rappresentiamo a questo punto entrambi i sistemi nelle diciamo negli schemi che abbiamo già visto in precedenza, quindi primo sistema. E secondo sistema, qui dobbiamo segnarci meno 4 e 2. Quindi la prima è verificata da 2 incluso in poi, la seconda è verificata invece da meno 4 in poi, e quindi la soluzione di questo primo sistema è x maggiore o uguale di 2. Il secondo sistema ci dice: abbiamo meno 1 e 2, che la prima è verificata da 2 indietro, la seconda da meno 1. In poi, quindi in avanti, e quindi ci dà come soluzione x compreso fra meno 1 e 2. Unendo queste due informazioni, perché ovviamente questi due sistemi, l'insieme delle soluzioni dei due sistemi deve essere unita, andiamo a trovare la soluzione definitiva della nostra disequazione contenente il modulo che sarà x maggiore di meno 1. E quindi vuol dire tradotto anche con il linguaggio diciamo, della retta orientata, quindi con la tecnica di soluzione di rappresentazione della retta orientata, qui c'è meno 1 in poi, oppure x appartenente ancora all'intervallo che va da meno 1 a più infinito. Con questo abbiamo terminato tutte quelle che possono essere le applicazioni uh, delle uh, equazioni e disequazioni contenenti i valori assoluti. Uh, vi ricordo ancora che nella piattaforma potete trovare tutti quanti gli esercizi per uh, prendere confidenza un pochettino con, queste, con questo tema così importante della matematica. Nella prossima lezione analizzeremo un'altra applicazione, un altro concetto, che è quello delle equazioni e disequazioni irrazionali, ossia dove l'incognita evidentemente è inclusa all'interno di radici che possono essere di indice pari o di indice dispari.